Ultima edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo verso la sfida contro la Lazio, in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio Renzo Barbera. I rosanero di Walter Novellino sosterranno nella giornata di oggi una doppia seduta d'allenamento al tenente onorato di Bocca di Falco. Nella giornata di ieri, intanto, la primavera guidata da Giovanni Bosi è stata premiata al centro commerciale Conca d'Oro dal capitano del Palermo, Stefano Sorrentino. I Baby Rosa hanno ricevuto una maglia celebrativa a testa dal portiere della prima squadra, presenti tutti i premiati della Viareggio Cup, il miglior giovane della finale, Santoro, il miglior portiere del torneo, Marson, e il Golden Boy, nonché capocannoniere, Lagumina. A margine della premiazione della formazione primavera, il capitano del Palermo Stefano Sorrentino si è soffermato sul momento negativo della squadra. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Volevamo chiedere scusa alla gente, ai tifosi palermitani, a chi ci ha seguito da casa, chi ci ha seguito a Verona per la prestazione di domenica. Purtroppo la partita è andata come è andata, il Palermo che conosciamo non è quello lì e quindi noi chiediamo scusa perché una squadra che si deve salvare non può permettersi di giocare in quel modo lì, anzi di non giocare, e per questo noi chiediamo scusa. Da qua a domenica abbiamo 5 giorni dove poter provare al meglio la partita con la Lazio, che è una partita difficile ma allo stesso tempo per noi è importante, perché sappiamo benissimo, come ho detto tante volte, che basta una vittoria, basta una scintilla per poter ritornare a vedere il sereno. Eugenio Corini, ex capitano del Palermo, punta tutto sull'esperienza di Gilardino per la salvezza del Rosa. Gilardino e Vasquez sono due elementi di classe superiore, ha dichiarato Corini. Pur non giocando sempre, il centravanti rosanero ha segnato 8 gol e credo fortemente che da lui potranno arrivare le reti decisive per la salvezza del Palermo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.